I commercianti di Corso Vittorio e vie limitrofe tornano a far sentire la propria voce. Il motivo è sempre lo stesso, penuria di parcheggi nel cuore cittadino. Non solo, da lunedì 30 settembre a martedì 8 ottobre saranno chiuse al traffico dalle 8 alle 17 via Napoli, via Teramo, via Pisa e via Toscana. C'è un'ordinanza dirigenziale numero 905 dello scorso 23 settembre, settore mobilità, edilizia scolastica e lavori PNRR. Si legge: per lavori di scavo ad opera della ditta Coiet SRL per conto di e distribuzione. È una vergogna senza fine, è un problema continuo, perché ieri sera ci è stato comunicato che a partire dal 30 di settembre fino all'8 di ottobre ci saranno i lavori di e-distribuzioni, dove chiuderanno le vie via Napoli, via Teramo, via Pisa e via Toscana. Quindi non si potrà più parcheggiare. Non si potrà più parcheggiare con rimozione forzata. Non capiscono il danno che stanno creando al commerciante e al residente, perché se di fronte a queste problematiche ci sono state e ci saranno purtroppo altre chiusure, il residente che abita al piano di sopra non potrà più scendere sotto al bar a prendere il caffè e quant'altro, sarà costretto necessariamente a prendere la macchina ed allontanarsi per andare ad usufruire di questi servizi. Quando tornerà dovrà girare un'ora e mezza per cercare il posto che non c'è. Avete chiesto naturalmente di essere, immagino, ascoltati dall'amministrazione. C'è chi si è prestato ad ascoltarci e c'è chi rifiuta di ascoltarci, purtroppo. E sono le persone che dovrebbero in teoria risolvere tutte queste problematiche. A questo punto che cosa farete? Io sono disposta persino ad incatenarmi, che cosa le devo dire? Io oltre questo non le so dire, perché la mia disperazione è arrivata al limite estremo. Prima avevamo il posto lì all'area di risulta. Da giugno ci hanno bloccato e quindi non sappiamo dove mettere le macchine. Tra parentesi, io ho pagato fino a novembre, ma nessuno mi ha rimborsato. Chiedo al sindaco dove mettiamo le macchine. Situazione insostenibile. Insostenibile, perché non passa adesso, prima passavano pure le macchine, adesso neanche le macchine, perché hanno bloccato. Quindi noi siamo isolati, possiamo chiudere per ferie 10 giorni. Questo è, sono proprio rammaricata, perché io Pescara non me la ricordo così.